Buongiorno a tutti. Mi chiederete perché sto iniziando così questa live. Beh, perché stamattina dobbiamo affrontare un caso spinoso. Sono 2 giorni che ci si racconta, c'è cioè questo caso, il caso, il caso, il caso. Quindi dovremo affrontare questo caso, anche perché essendo casi nostri, ne dovremo parlare. Il titolo della live è Lo strano caso Zaniolo, perché poi, anzi, la strana storia del finto caso Zaniolo. Perché dopo che la Roma ritrova la vittoria, la doppietta di Felix, eccetera, eccetera, noi scopriamo che 2 panchine di Zaniolo, di cui tra l'altro una a Venezia, ma Zaniolo entra poi, sono un caso. E quindi ci dobbiamo affrontare, dobbiamo apprestarci ad affrontare questo caso. Non lo farò da solo, perché non potrei mai farcela ad affrontare questo caso da solo, è una roba troppo difficile, non reggo. E allora sarà con me Massimiliano Palombella. Buongiorno, Max. E Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. anche il nostro Marco Andreoli. Buongiorno, Marco. Buongiorno, ciao Max, ciao Giorgio, ciao a Oggi tutti. veramente solo casi, per fortuna. C'è Patrick von Brugg che ci aiuterà un po' a sbrogliarli o a portarci avanti nei ragionamenti. Ciao, Patrick. Buongiorno, buongiorno, ci vorrebbe un life coach per poterti Ciao. dimenticare. Eccoci. Buongiorno Palombella, sei senza audio? Max ha il microfono mutato. Max c'ha il Ok. microfono mutato. Adria, buongiorno, Buongiorno, ciao Patrick, buongiorno, buongiorno, buongiorno buongiorno. a tutti. Ciao. Patrick, allora, vuoi partire dal caso Zaniolo che fa 2 partite in panchina e quindi insomma è un caso? Vuoi partire dal caso delle banane di Felix? Vogliamo parlare degli asterischi quando diciamo ciao a tutte? Da dove vuoi partire? Allora, partiamo da Felix, così ci togliamo subito una cosa, cioè ci togliamo subito un tema. Allora, il razzismo e tutti quelli che sono fenomeni, diciamo, di discriminazione sono tali nel momento in cui la persona che li subisce si sente leso, no? Il chiarimento di Felix su quella battuta, che chiaramente sentendola così, almeno personalmente, mi ha lasciato un po' di stucco. Però, se è qualcosa che lui stesso ritiene nel suo intimo non lesiva di offesa, allora secondo me il tema è assolutamente risolto. Tanto bello da sentire no, però esistono magari dei contesti in cui ci si può prendere anche in giro privatamente. Ripeto, mi fido di quello che ha detto lui e quindi dico che il tema da questo punto di vista è concluso. Non so voi che cosa ne pensate, ma. Se qualcuno a me mi dovesse dire brutto cucco di merda, ma lo diciamo all'interno di un gioco con una persona che diciamo autorizzo a prendermi in giro per il mio essere tedesco, allora non mi dà fastidio. Se invece, perché ridi? Ho esagerato, De Angelis? No, Sembra perché mi segnalavano, cioè io e Lovano eravamo cric e cruc, credo quindi. che sia successo in svariati anni di darci appellativi. Poi è chiaro, se qualcuno mi dice invece in maniera arrabbiata, in maniera decisa, che all'interno di ogni tedesco c'è il gene del nazismo e fregnacce del genere, allora in quel caso mi posso sentire discriminato. Ma io ho una mia carissima amica che conoscono pure Palombella e Giorgio, penso anche Marco, che è una transgender, e io la prendo rigorosamente in giro. È chiaro, se lo faccio io con cui sono molto amico, è un conto. Se invece lo fa qualcuno per strada con intento intimidatorio, è un altro punto. Quindi per me il tema Felix, che mi è piaciuto tanto domenica, si è risolto. Il tema Zaniolo invece, Patrick. Allora, intanto è chiaro che fa Scusa, effetto. perché con questi incipit mi hai ricordato qualcuno? Mi sono svegliato con un po' di raucedine. Allora, è chiaro, se fosse quell'amico che Magni, direbbe subito che la situazione Roma è un caso aperto, è un disastro, è tutto da buttare. Zaniolo è ai margini della squadra e anche di Trigoria, e che la Roma deve prepararsi per raccogliere i fondi per iscriversi al prossimo campionato di Serie B, cosa che non è in grado di fare. Ma
Su Zaniolo, io non so quello che c'è dietro le quinte, quindi parto da questo, non ho informazioni, ma credo che vedendo anche la squadra sul campo e credo che dobbiamo considerare anche Zaniolo come reduce da un infortunio, penso che faccia parte di un percorso che possa aiutarlo nella crescita. E il fatto di vedere Zaniolo esultante e abbracciante i suoi compagni di squadra dopo il gol di Felix, mi sembra, dopo il gol di Felix, mi sembra la risposta migliore. Penso che con un giocatore di temperamento e forte come Zaniolo, delle esclusioni del genere possono rientrare tranquillamente nell'ambito di crescita. Quindi è chiaro, sorprende, ma è altrettanto chiaro che Zaniolo è giovanissimo, è rientrato dopo un anno di inattività e si sta confrontando in un processo di crescita con Mourinho, che è un calciatore da questo, da un allenatore da questo punto di vista anche molto esigente, quindi non ci vedo casi. E la spiegazione di Mourinho dopo partita mi è sembrata anche più chiara possibile, e Mkhitaryan in quel ruolo ha fatto lo stravede domenica. Diciamo che poi una panchina o due panchine non hanno mai fatto male a nessuno, insomma, no? Oh no, Io se vai in panchina Zaniolo e gioco io, allora sì, è chiaro che è una scelta. Cioè, se gioca credo che Mkhitaryan, no, no, ci può stare. ma premesso poi che ci può anche stare, no? Che nel corso della settimana, come appunto stavo detto, ci sia stata pure qualche incomprensione durante un allenamento, durante la settimana, ci può stare, fa parte del gioco, no? Fa Certo. parte di persone che lavorano all'interno di uno stesso gruppo, quindi ci può stare anche che Zaniolo proveniva anche da prestazioni non particolarmente sufficienti, perché prima di Venezia, quando anche lì andò in panchina, tutti avevamo detto: ma questo è un calciatore che si vede che è sottotono, no? Si vede che ha delle difficoltà. Era pure mezzo infortunato perché salta pure la nazionale, quindi tutto sommato è un discorso che secondo me mette insieme tanti elementi per poter giudicare la situazione. Non è una ripicca, punto e basta. Magari sarà pure una ripicca da parte di un allenatore che, tra l'altro, Patrick, non so se tu sei d'accordo, è uno che vuole giocatori forti. Se c'hai uno forte e non lo fa giocare, ci avrà pure un motivo. Poi vedi Shomurodov che sta in quelle condizioni, dici: ma che Zaniolo sta peggio di Shomurodov? È evidente che mettiamo insieme tante piccole cose per definire la situazione Zaniolo, ma è uno che è destinato a far titolare in Roma, perché Mourinho mette in campo quelli forti, i più forti, non è che mette in campo a me, a te, a Marco e a Giorgio, no? Quindi ci può stare, secondo me, non è inutile che parliamo di i casi, sì, sarà pure in caso, ma insomma, prima o poi farà il titolare della Roma. Io sono convinto di Ma questo. io non ho dubbi su quello, Max, io sono d'accordo con te, cioè mi sembra tutto quanto, diciamo, una fase di crescita. È chiaro che Zaniolo fuori fa rumore, è chiaro che Zaniolo è anche un pezzo molto ambito sul mercato, cioè non è negabile che la Juventus in particolare abbia un occhio puntato, un faro puntato su Zaniolo, ed è chiaro che vedere un'esclusione ribalza più sui giornali rispetto ad altre cose perché si mira ad andare in quella direzione. Ripeto, il fatto per esempio di leggere sulla Gazzetta più quello che non la storia di Felix oppure della vittoria di Roma mi lascia un po' diciamo perplesso, mi perplima abbastanza, ma credo che nell'ambito della crescita della Roma Zaniolo sia un punto fermo e Mourinho l'ha sempre dimostrato facendolo giocare inizio stagione anche quando non era in forma, quindi penso faccia parte di un processo di crescita del ragazzo. No, intanto mi è arrivata una notizia che non posso assolutamente posso dire. No, no, dilla, dilla, come No, posso no, 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 dire? no, no, la posso dire. Non la posso proprio dire. Però puoi dire che non la puoi dire. Esatto. Scusa, ma neanche in privato. Scusa, ma neanche in privato la puoi dire. In privato ve la dirò. Non Ah, vabbè. sai che se me la mandi la dico in diretta, no? No, scommettite, no? Vabbè, mandala a me, lo decido io, dai, mandala a me, lo decido io. Dice da Palombella, maestro. Comunque, vabbè, adesso la mando a Palombella, ma la mando a tutti, c'è problema. Hai messo poca curiosità, De Angelis. No, Eh? infatti, non frega È niente a un altro nessuno. comunicatore. No, no, ma ci siamo un po' fermati, insomma, non... va bene così. Tra l'altro l'aspettativa è altissima adesso. È chiaro che si diventa, se è una boiata. No, ma sì, sarà una delle cose Infatti. sicuramente. Ha creato attesa per nulla, secondo me. Quindi siamo concentrati su questo. Guarda, che mentre Giorgio scrive, no? L'atteggiamento di Mourinho con Felix, il regalo, le scarpe, tra l'altro secondo me è molto brutta, ma questo fa parte della mia
della mia anzianità che non capisco come puoi fare tu a andare con quelle scarpe, vabbè, ma questo è un problema mio probabilmente. Ma poi, che poi manco neanche economiche, cioè, no, due spicci proprio ha prese. Ecco, che rapporto è qui? Perché è strana sta cosa, no? C'è un diciottenne, è vero, c'è una scommessa in atto, decidono, però è un po' curioso, un po' particolare. Anche l'abbraccio sembrava veramente che fosse il padre Mourinho di Felix. Ma è chiaro che si è creata, secondo me, un legame, si è creato, lo mettiamo anche in italiano, un legame forte tra Mourinho e Felix. Come hai detto te, un rapporto un po' padre-figlio. Lui ce l'ha questa cosa, lui prende dei giocatori sotto la sua ala protettrice e li coccola, li protegge. Quindi il fatto di avere un rapporto così stretto con Felix, secondo me, è qualche cosa di bello positivo, perché si nota che si è creato un legame tra di loro e non c'è niente di più bello, lo dice chi un padre non ce l'ha mai avuto, di farsi regalare, per esempio in questo caso, un paio di scarpe, del vedere realizzato un sogno da parte del proprio allenatore. A me è sembrata una cosa molto molto carina, molto molto bella, anche se le scarpe secondo me pure sono orribili, ma questo è un pensiero mio. Mi confrontavo questa mattina con un ragazzo che aveva 20 anni e capivo che anch'io ormai faccio parte della categoria boomer, quindi un po' vecchio, sono rimasto un po' a scarpe di altro tipo, ma va benissimo così. Però secondo me è un bel rapporto molto, molto tenero. Ma se avete visto All or Nothing dedicato al Tottenham su Prime, Mourinho ha questi rapporti molto stretti con i suoi calciatori, quindi ci può stare e va bene così. Sì, è uno... Vabbè, ma... Comunque la sapevo la cosa De Angelis? Sì, ma è stata dappertutto, voglio dire. Non è io. La prima cosa che ho letto stamattina, prima di interrompermi, io se lo stavo per dire, dal momento che l'ha detta quella persona lì, conoscendolo, l'ha detta proprio come di una battuta di quelle proprio... Io non l'ho letta stamattina, cioè non, nel senso, avevo il sentore che fosse lui, però... no, non mi era capitato di leggerla nella mia stampa, quindi, ecco, ma per quello non è proprio in dramma, dai. Vedi, Giorgio c'ha la sua rassegna stampa che se la fa da solo, no? Si vede tutti i giornali e legge ad alta voce, apre il Corriere dello Sport con... Esatto, faccio così. No, ma ne ascolto anche una di un nostro amico che la fa sul podcast del Romanista, Chi è il nostro amico? Lo Monaco. Ah, ok. Fa la rassegna stampa podcast sull'app del Romanista. E adesso ascolto pure. Sai, non la sapevo questa cosa che faceva la rassegna, che era bella la rassegna stampa di Romona. Ma riesce a nominare Sarri e Guardiola ogni due frasi? O l'ha messa in sigla, capito? Cioè, c'è proprio una sigla che nomina Sarri e Guardiola, e poi per il resto. Poi non è per niente argomentata, poi, Patrick. Non è per niente. No. Io ci ho fatto 5 anni di trasmissioni quotidiane insieme anche in televisione, e quando gli parte la fissa su Guardiola, su cosa, in contrapposizione per tanti allenatori, Daniele diventa il più grosso rompicoglioni della storia. Una cosa, a un certo punto lo fai Luis Enrique, poi non ne parliamo. Daniele, lo dico, penso si capisce con enorme affetto, e voglio molto bene a Daniele, ma la cosa che ci ha sempre diviso è la valutazione dell'esperienza di Luis Enrique alla Roma. Io ritengo che Luis Enrique sia innanzitutto un bravissimo tecnico, una persona meravigliosa, ma ritengo anche che a Roma, per mille motivi non solo suoi, abbia fatto male. Cioè, la stagione di Luis Enrique a Roma è stata una brutta stagione, cioè, nessuno mi convincerà mai che quella è stata una bella stagione. E dice Daniele, diceva, è perché vuole creare il gioco del Barcellona, ma con Heinz e altri scarponi che avevamo non lo puoi fare. Anche io vorrei prendere una 280 all'ora, ma se ho la Fiat 600 non lo posso fare, perché finisco, infatti ci arriva, ma non lo posso fare, quindi devo cercare di adeguarmi, e su quello andavamo in difficoltà. Ah, comunque, guarda, la rassegna, se la canta da solo...
però è molto bella, perché poi quando legge qualche notizia che o qualche commento, articolo, e non gli va bene, cambia il tono di voce, si alza di un'ottava, e allora andiamo a leggere questa. Si sente proprio, per chi lo conosce, che si innervosisce leggendo. Fa veramente ridere. Abbiamo fatto talmente tante, siamo veramente ammazzati dalle ridere, sono stati 5 anni bellissimi, tutto Rete Sport e Sport Italia, poi vabbè, poi diciamo, purtroppo la trasmissione è stata da un lato molto bella, ma dall'altro lato ha avuto molte difficoltà, però i ricordi sono assolutamente belli, e quando ripartiva la scintilla, il ti puntualizzo, era meravigliosa. Sarebbe un giorno da raccontare tante cose che avvenivano dietro le quinte a Sport, per esempio, no? Tipo, che ne so, Max, il mancato ascolto di Guido Zappavigna, le telefonate o determinati sponsor che secondo me attengono alla letteratura, che neanche Baudelaire. Patrick, guarda, mi devi ricordare bene, perché ero appena entrato, te le dico tutte, ce l'ho tutte, non c'ho più. La scuola di giornalismo con Max ci invitate in trasmissione, quella che facevamo che facevate su Super 3, quella con il ring, però la conducevi tu, e c'erano in un angolo Guido, Paolo Cento, Vittorio Trenta, e a un certo punto c'era tipo la pubblicità delle sigarette elettroniche. Allora, tutto quella trasmissione, già hai detto bene, sul ring con Vittorio Trenta, Paolo Cento e Guido Zappavigna, tal punto che su un panchetto c'erano Fabio Petruzzi e Camilla Spinelli, tipo i giudici. Angelo Maggetto un giorno mi fa: Patrick, è la trasmissione più brutta del mondo, immagino tu debba un favore a qualcuno, che infatti era così. poco prima della diretta arriva Giorgio Lucaroni, che era un agente commerciale della Raggi, fa: Patrick, mi devi lanciare questa sigaretta elettronica. Ho detto: come si chiama? Due note, ok. E che devo dire? Niente, non so niente. Come si dice? Quindi era già tutto, partiva male. Ci fermiamo prima della pubblicità e decido di lanciare questa sigaretta elettronica. Io al tempo fumavo pure tanto, e praticamente faccio finta di fumare questa sigaretta elettronica dicendo: guardate, questa sigaretta mi ha salvato la vita, perché anziché fumare le sigarette adesso fumo questa sigaretta fatta con il vapore, firmata due note, poi guardate che bella, sembra una penna giallorossa. Guido interrompe, non avendo capito nulla, e fa: e mo che mi vuoi dire, che è meglio quella della Marlboro? E fa: no Guido, guarda, abbiamo fumato, e fa: ma abbiamo fumato prima, cioè, quindi in diretta. Faccio: no Guido, guarda, però ci sono i vapori. Interviene Paolo Cento, che capisce il momento, fa: no ma Guido, fidati, ma dai che ne sai che manco fumi. Quindi parte questa cosa, detto: vabbè, andate sul sito duenote.it, pubblicità. Durante la pubblicità ci sono stati, appunto, cioè, la discussione, tu Guido, guarda che era uno sponsor, oddio, ho fatto la figura, mo Nicolatti me caccia. Adesso cerchiamo di risolvere la cosa, vedo Guido che c'è, grande Guido, ci pensa, adesso ci penso io, rimetto tutto a posto. E dice, detto: guarda Guido, fai te, camera mi fa, entrate su di me. Vedi, rientrava la pubblicità, vedi Guido che pare Handicap, te lo ricordi il fumetto, uguale, con la sigaretta elettronica in bocca, fa così. Ah, va, c'hai ragione, sto a rota. Come sto a rota? Ma te ne devo dire? Ma un'altra volta era in radio, questa Max te la ricordo sicuro. fa la pubblicità della Jeep di uno sponsor, che costava questa Jeep in offerta 39.900 euro, te lo ricordi Max? Come no, ma però, io lo stavo ascoltando, quindi, e allora comprate 39.900, la grande promozione da auto per ragazzo, Jeep Gran Cherokee era la macchina, che era quella poi che c'era anche lo Monaco, e rientra dallo spot e fa: comunque pensavo, ma chi ti dà 39.900 per la macchina? Ma se ho 39.900, ma che mi sto a comprare una macchina che col gippone per Roma manco ci giri bene, ma te lo devo in anticipo per una casa, lo spendi per un paio di viaggi. Era tutto così, con Guido, era tutto assolutamente così.
un'altra volta chiama da lui uno ascoltatore e fa Aguito, sono Mirko, detto, che dici? Detto, è una giornata un po' triste, sai, è morto papà, e sentivi in sottofondo il rumore, sai, dei tasti del cellulare, che Guido evidentemente stava messaggiando con qualcuno. E tu sai, oggi è una giornata triste, è morto papà, poi sai, non ho amici, non ho famiglia, da te ti ascolto tutti i giorni, quindi per me sei un po' uno dei miei migliori amici. È Guido, oh, a grande, che te sei bagnato? E qui che non lo stava ascoltando, non gli hai detto Guido? E si è fermato a quello, quindi è una delle persone che mi ha fatto più ridere sempre. Che te sei, ma poi che te sei magnato, chiedeva a tutti che te sei magnato. Eppure la trasmissione loro, Lupi della Notte, con Paolo, con Vittorio, mi piaceva tantissimo. È una trasmissione molto molto bella che mi riascolterei volentieri, che Guido è uno vero, sì, che non condivido sue, ma questo adesso non importa, ma è un grande romanista ed è una persona a cui voglio bene, cioè dico queste cose le ricordo proprio con enorme affetto, perché Guido, quando anche facevamo i ritiri a Riscone, io facevo il salotto, no, con Baldiserri, Mangiante, io amavo buttarci dentro Guido, quindi Mangiante che fa, aspetta Guido, però mi raccomando, siamo anche su Sky, e Guido era meraviglioso, sempre. No, vabbè, poi sparigliamo sempre. Poi parliamo del... Sì, no, tra l'altro c'è un ristorante buonissimo a Grotta Perfetta, la fraschetta di Grotta Perfetta. Ah, intanto è arrivato un luminare, stai vedendo Patrick? Operatore Piattaforma Italia. Piattaforma Italia, Piattaforma Italia, magari no. Vabbè, ma guarda la miseria. C'è quel tasto bellissimo, no? Sì, sì. Ma quindi Palpatine non è Palpatine, ma è Palpatine. È Palpatine. Intanto banno questo sciocco. Mi sa di sì, eh. Ecco qua. Bannato lo sciocco. Ho problemi con le elementari, ultimamente. Guarda, io credo che poi la fatica pure di crearsi un profilo per venire a scrivere sta cacchiata... Io, mannaggia la miseria. E vabbè, che dobbiamo fare? Padre, che il mondo è bello perché è vario. È tornato Palombella. Eccolo, eccolo. Va bene, senti, ti aspetti per la partita contro lo Zoria una serie di primavera messi in campo, Patrick? Quella di giovedì? Mm-hmm. No. Credo... La Roma deve garantirsi il primo posto, quindi secondo me la Roma... deve in questa partita cercare di evitare meno Palpatine, deve evitare il più possibile brutti scherzi, quindi no, non credo primavera in campo. No. Perché magari... Cioè, sicuro giocherà Veretout, che è squalificato domenica, cioè, lo vedo proprio decisamente dentro. Secondo me, visto che domenica comunque a centrocampo manca qualche cosa, penso che si sfrutterà anche la partita per tentare qualche cosa a centrocampo, credo. Per il Torino, di fatto, ti rimangono a disposizione Diawara. Chi c'hai? C'hai i Pellegrini, se sta bene lo puoi arretrare. Diawara che c'ho il Covid, Cristante che c'ho il Covid. Darboe, Diawara, Bove, questi saranno un po' i centrocampisti. Insomma, è qualcosa. No, manca gente, quindi cioè, se adesso per esempio, dico per dire, vuoi puntare su Diawara, sembra strano, ma vuoi puntare su di lui, provalo subito giovedì. Forse sì. Secondo me, hai l'occasione di sperimentare, se vuoi mettere a centrocampo, che ne so, Mancini, o ci vuoi mettere Smalling, se è in condizione, va provato giovedì. Secondo me, poi... Sì, ma tutta la formazione che hai in mente. No, scusa. Come? No, dico, tutta la formazione che hai in mente per domenica la dovrebbe provare giovedì, in realtà. Cioè, dovrebbero essere le stesse squadre. Penso proprio di sì. Quantomeno in parte. Cioè, in alcuni ruoli si può avere... un'emergenza per improvvisare, no? Eh sì. Cioè, anche se tu pensi... Karsdorp, che fai? Gioca, non può non giocare, faccio un esempio, no? Come fa a non giocare? Potrebbe giocare Smalling, visto che è rientrato, magari con lo Zoria può giocare. Ma
stai sempre lì, no? Il grosso poi è quello, è a centrocampo, secondo me, io sono d'accordo che Verdù giochi, però con Diawara, perché Diawara potrà giocare domenica, la domenica seguente, credo. Dipende Mourinho come la vede, perché cioè, Mourinho con Diawara in particolare è stato molto chiaro dopo Bodo-Roma e non l'abbiamo visto praticamente più, quindi c'è da vedere se in virtù della situazione deficitaria Mourinho decide di mettere un attimo da parte le sue problematiche, oppure se invece dice sai che c'è, comunque è importante la partita e vediamo di provarci al 100% con i giocatori migliori che ho a disposizione. Questo è un punto interrogativo secondo me molto, molto importante. Sì. Cioè, può essere ripeto, Diawara non so perché mi suona strano, ma Mourinho da questo punto di vista è prevedibile, li vede tutti i giorni. Posso fare una domanda a Marco Andreoli? Certo. Che cosa c'è dietro di te appeso? Perché Palombella c'ha o New York o Anna Magnani, poi tutto, su tante cose. Ma qual è il tema generale delle cose che hai appeso? No, non c'è, sono cose che mi piacciono, non c'è un tema generale. Ma che c'hai, pure Otto von Bismarck là dietro? Dove? Questo è Federico II di Svevia, la scuola siciliana, l'invenzione della lingua italiana. E quello a fianco chi è? Questo è Vittorio Emanuele II. Ah, Vittorio Emanuele II. Risorgimento. Vabbè, ma poi c'ha pure tipo Samantha Fox, sì. Samantha Fox, bei ricordi quando ero piccolo. Come no? Vabbè, adesso, dai. Vabbè. No, che avete capito? Mamma mia. È quello che dovevamo capire, abbiamo capito. È stata la prima donna che mi ha fatto capire che l'organo riproduttivo serviva ad altre cose oltre alla menzione, quindi... In particolare c'era quel brano... non mi ricordo come si chiama, però insomma, mentre De Angelis, perché l'hai fatta trasmissione dal bagno? Perché sono quelle pareti, no? Che il mattonellone proprio. Touch me, bravo, Touch Stracci, la canzone Touch me. Touch me, certo. Te l'ho fatta lì, la canzone. è un tema guerre stellari, io non ho problemi. Lo so, è Star Wars. È così. Bene. Oggi un po' ilare, me lo consentite? Sì. Come? Certo, ma dobbiamo far sempre. Voglio dire, non è... poi si parla sempre di calcio, Patrick. Non è che stiamo scindendo l'atomo. Non so se. No, ma è che la cosa che a me piaceva più della quando facevamo trasmissione poi tutti nella stessa radio. Devo dire, la cosa che per esempio a volte non capivo di alcuni colleghi, ma lo dico sempre con affetto, sono rimasti buoni rapporti con tutti, che alcuni si prendevano non solo esageratamente sul serio, ma prendevano il calcio esageratamente sul serio. Cioè, che una sconfitta poteva veramente cambiare l'umore. È chiaro che anche a me se la Roma perde mi fa girare le scatole, soprattutto se perde le partite importanti, ci è successo tante volte, ma alla fine parliamo di calcio. Ed è la cosa più seria tra le cose meno serie, quindi... alla fine è bello giocarci, è bello ridere, e ridere fa anche bene, quindi bene così. Poi la Roma ha vinto domenica contro il Genoa e siamo tutti contenti. Ti ricordi quella volta, la telefonata di quello che stava parlando, poi ho sentito un cane che ha abbaiato e poi questo non ha più parlato, te lo ricordi? Se l'è mangiato, se l'è. Sì, te lo ricordi? Questo stava parlando, diceva quello che doveva dire sulla Roma, si è sentito un cane che prima abbaiava piano, poi sempre più forte, e poi è finita la telefonata. Questo non sì, sì. Ma con chi era la trasmissione? Eravamo io e te in diretta, e c'era Fabio Petrucci, forse c'era? No, Partick. Parti, non ha mai saputo dire parti. La prossima volta che ci sentiamo racconterò qualche aneddoto simpatico di Petrucci. Bene. Ragazzi, vi devo salutare purtroppo. Va bene. Patrick, ricordiamo un attimo giusto il sito per chi volesse insomma, affacciarsi al mondo del coaching. Allora, www.coach2coach.it, dove si parla insomma di tutte le cose che facciamo io e Sibilla Ceccarelli, che è la mia socia, quindi corsi di formazione, ma anche percorsi individuali per aiutare le persone a raggiungere i loro obiettivi. Allora, coach2coach.it. Eccoci.
eccolo qui, scritto con il numero. La foto va rifatta perché era una foto di 4 anni fa e avevo anche la febbre quel giorno. Sì, questo è quello che facciamo, life coaching, ovvero ci occupiamo di situazioni di vita, business coaching nelle aziende, miglioriamo la comunicazione delle persone con percorsi appunto individuali o anche di gruppo e poi formiamo anche giovani coach, vero Palombella? Sì, questo è vero, è vero, è anche molto bene, devo dire. È vero. Bene, 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 mi fa sempre piacere ricordarla questa cosa, Patrick, noi ovviamente ti ringraziamo e ci sentiamo per la prossima settimana, magari pure qualche altro aneddoto, visto che anche i nostri ascoltatori hanno gradito. Assolutamente, grazie anche a chi ci ascolta e vi voglio ciao Patrick, grazie. Che vogliamo fare? Ci vogliamo salutare? Sì, sì, buon pomeriggio sì. Ragazzi. Ciao, domani. A domani. Ciao.